Ciao, mi chiamo Federico Zavater, sono direttore di risorse umane a bordo delle navi Costa. Ho iniziato attraverso un contatto con un headhunter di Milano che collaborava con l'azienda. L'HR Director a bordo delle navi Costa è un supervisore a 360 gradi della vita lavorativa di ogni collaboratore aziendale. Mi occupo della supervisione dei processi di sviluppo, della formazione e dell'attività di welfare. La mia giornata lavorativa inizia la mattina presto con la lettura dei principali titoli dei quotidiani in modo da rimanere in contatto con il mondo esterno, quindi evitare di isolarsi. La prima parte della mattinata inizia con una mappatura delle esigenze dell'equipaggio, una seconda parte della mattinata alle telefonate con i manager di bordo e al mailing. Poi passiamo al pomeriggio, dopo la pausa pranzo, una prima parte del pomeriggio l'organizzazione di conference call e attività di reportistica, seconda parte del pomeriggio la dedico principalmente all'attività di back office, in alcuni casi anche le esercitazioni di emergenza. Nelle ore di pausa pomeridiane mi dedico alla lettura, allo studio, ascolto musica e vado in palestra. Nella parte serale invece mi organizzo con alcuni colleghi per uscire e andare a vedere anche i nostri spettacoli a bordo o rilassarmi. Gli aspetti più soddisfacenti del mio lavoro sicuramente sono l'opportunità di entrare in contatto con tantissime professionalità diverse provenienti da tutto il mondo. Entrare in contatto con colleghi provenienti da tutto il mondo, quindi di culture diverse, mi ha dato l'opportunità di crescere, innovarmi e cambiare. Questo sicuramente è il valore aggiunto professionale e personale che metto al primo posto. I colleghi di bordo li incontro in sessioni di meeting, quindi riunioni che andiamo a pianificare giornalmente o settimanalmente con i manager, anche riunioni con l'equipaggio, plenarie organizzate nei nostri teatri o incontri one to one con le singole persone. Gli aspetti più sfidanti del mio ruolo sono sicuramente l'organizzazione e la pianificazione, la generazione di strategie di comunicazione. Il rapporto con i manager di bordo inizia con la creazione di una relazione professionale. Dobbiamo tenere conto di un aspetto importante del nostro lavoro, che noi lavoriamo con manager con cui non abbiamo mai lavorato, quindi periodicamente andiamo a incontrarne sempre di nuovi. Con un insieme di incontri one to one, programmati o anche non programmati, andiamo quindi a risolvere sostanzialmente, a gestire quelli che sono gli aspetti più importanti, le richieste, la portata delle richieste della persona stessa. Per core experience intendiamo ogni momento in cui la persona entra in contatto con l'azienda, quindi dal primo giorno, dal viaggio da casa, potremmo così dire, fino al giorno dello sbarco e quindi con la pianificazione per l'imbarco successivo. L'HR Director è pienamente coinvolto nella crew experience di bordo, mappando quindi tutti questi momenti appunto di contatto con l'azienda, un monitoraggio sui servizi di bordo relativi al cibo, ad esempio, a tutte le attività welfare che poi vengono erogate a bordo delle nostre navi. La creazione del valore inizia diventando il punto di raccordo tra le varie funzioni di bordo. Oltre a questo, rappresentare, quindi svilupparsi nell'essere un vero business partner, direi, nell'organizzazione. E il terzo punto, la mappatura delle esigenze e quindi dedicarsi proprio alle persone. Raccomanderei sicuramente Costa perché questa azienda è una grande azienda appartenente ad un gruppo multinazionale ancora più grande e talvolta per le persone è difficile trovare sostanzialmente una propria identità e quindi creare valore. Io credo che in Costa si possa ancora vivere quella familiarità di espressione dell'italianità e quindi dove ogni persona può esprimersi ed entrare in contatto proprio con l'azienda. Sostanzialmente è un'opportunità per tutti i talenti.